mattina, amici di Mercato Totale. Oggi è il 7 dicembre, per qualcuno milanese è festa, per noi che non siamo milanesi è un giorno di lavoro quotidiano. Buongiorno Claudio Raina. Buongiorno Claudio. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Ti vedo al posto di combattimento e questo mi rende felice. Sai, ormai ci sono abituato. Ormai ci sono abituato e diciamo che è diventata una droga per me. Alle 5:30 sveglia, massimo 6:30 bisogna essere in ufficio. Senti Claudio, io ti conosco come persona molto coriacea, combattiva, e so che te ne sei inventata un'altra per fare il blockbuster ancora di più sul mercato. L'ho sparata grossa? Beh, no, no. L'hai sparata grossa, l'ho sparata grossa anch'io, facendo quello che ho fatto, ma ti dirò, abbiamo deciso di fare una cosa che non avevamo mai fatto in 33 anni di storia. Abbiamo deciso di pubblicizzare un nuovo prodotto, una nuova piantana di totale tecnologia italiana sui canali televisivi, e dal 18 al 26 di dicembre usciremo su Sky con 650 spot da 15 secondi dove faranno il focus preciso su questo prodotto, che è una piantana d'arredo e illuminazione che eroga anche gel sanificante. Senti Claudio, scusa ti interrompo, ma non è un regalo di Natale questa piantana che pubblicizzate? Assolutamente no, è uno strumento di decoro delle attività e di protezione delle attività, cioè diciamo che fatto la prima emergenza dove colonnine, tubettini di gel, scatole di cartone, cavalletti, sgabelli al di fuori dei negozi per potersi igienizzare, questo è un oggetto di design interamente italiano, orgogliosamente made in Italy, che serve anche ad abbellire un po', dimenticarsi dell'emergenza che abbiamo avuto nel corso di questo anno. Quindi togliere il brutto, l'emergenza, e mettere qualcosa di carino, di funzionale, ma che serve allo scopo, perché non dimentichiamoci che io mi devo proteggere dagli altri quando entrano nella mia attività, e devo aiutare gli altri a proteggersi. Quindi stiamo parlando di una piantata, in sostanza, che voi consiglierete a chi ha un'attività, non al privato, anche se poi pure il privato eventualmente può trovarsene. Sì, è chiaro che abbiamo creato un prodotto con veramente una tecnologia molto elevata. Pensate che all'interno addirittura per l'erogazione abbiamo dei microprocessori che calcolano, erogano la quantità giusta di gel, non creano la goccia, perché abbiamo necessità che tutto resti pulito e sano. A un certo punto troviamo da tutte le parti, troviamo gel ovunque, ma soprattutto abbiamo creato dei serbatoi molto capienti e con una ricarica si fanno oltre 2000 applicazioni, per poi arrivare al prodotto più professionale per grandi superfici, che arriva addirittura con una ricarica a 10.000 erogazioni. Quindi non si va più nell'autogrill e si cerca di sanificare ed è finito il gel, perché o fanno il caffè o si mettono a riempire i vasettini. Non c'è più da schiacciare, non c'è più da prendere. È una cosa interessante che è anche gradevole da vedere, è personalizzabile. Claudio, spiegami meglio. Allora, io sono il signor Emanuel che arriva alla pizzeria Vesuvio. Che cosa succede? Succede che c'è, intanto questa piantana che io l'ho chiamata il maggiordomo delle attività. Ha un nome preciso? Si chiama Rito. Rito. Rito è nato da un gesto, un rito che diventerà, che è il gesto di lavarsi le mani. Quindi questo rito che noi abbiamo imparato e continueremo ad avere, è nato questo rito. Gli ho messo questo accento, non so perché, mi piaceva. Ti piacciono gli accenti, non è la prima volta che vi dico. Sì, difatti ce n'è un altro che si chiama Leo.
un altro prodotto. No, diciamo che ecco, questo qui, diciamo che tanto lo identifichi immediatamente, lo identifichi perché è comunque un oggetto bello. È una piantana di illuminazione. Non dimentichiamo che noi facciamo illuminazione, non vogliamo portare via lavoro a nessuno. Abbiamo fatto una, quello che è per noi è fare luce. E fare luce con il sistema, con il nostro brevetto addirittura vario Kelvin. Quindi la nostra piantana è una piantana che tu arrivi, il cliente lo vede, ha una tonalità di colore di 3000, 4000 gradi Kelvin che non è di suo gradimento, può selezionare la tonalità di luce e quindi già c'è una buona soddisfazione perché ti metti la tonalità che vuoi. E diciamo che con un semplice gesto andando sotto c'è un erogatore, un sensore che ti percepisce e ti eroga la quantità giusta di gel, c'è un LED che segnala il processo, quando si spegne tu puoi togliere la mano e sfregartele. La cosa veramente interessante che abbiamo fatto è, grazie all'utilizzo di questo microprocessore, invertire i sensi delle pompe, delle pompette, che ne mettiamo addirittura due in modo tale che non abbiano problemi di intasamento, perché i gel sono alcolici e gelatinosi, quindi doppio sistema di pompaggio e un sistema che fa una piccola inversione e aspira la goccia in modo tale che la pulizia resti, ci resti sempre, che non ci siano gocce che cadono dappertutto. Diciamo che è un primo prodotto che l'azienda può vendere a una quantità di clientela limitata, a partire dall'albergo, dal ristorante, cioè tutti quelli che comunque vogliono anche identificarsi e vogliono dimenticare quelle colonnine che sapevano troppo di emergenza. Certo, certo. Quindi diciamo un prodotto che aiuta, ma è anche bello, insomma, quindi fa anche arredamento. Sì, poi diciamo che stiamo anche già studiando la fase 2, quando, anche se spero che il igienizzarsi andrà avanti anche per molto tempo dopo, anche finita la nostra pandemia, perché lavarsi le mani comunque ci hanno insegnato che è fondamentale. Quante volte andavi in metropolitana, poi di corsa andavi a berti un caffè, ti mangiavi la briochina e ti eri dimenticato di lavarti le mani. Oggi te lo trovi, ti disinfetti quantomeno. Tra le altre cose abbiamo fatto tutto questo con una, per il gel, la collaborazione con un'azienda italiana certificata, diamo un gel disinfettante certificato che in 5 secondi perde completamente profumo, in modo tale che quando tu hai aperto il caffè e mangiato la brioche, perlomeno senti il profumo del caffè e non senti il profumo del gel igienizzante, che io ultimamente stavo mangiando briochina e il gel igienizzante. Senti Claudio, inutile dirlo che con una campagna televisiva ovviamente vi rivolgete all'utente finale, quindi avete cambiato un po' mira, diciamo, della vostra strategia. Beh, diciamo che questo prodotto qua è chiaro che è un prodotto che ha una vastità di clientela notevole. Gli altri nostri prodotti sono più per l'industriale terziario, quindi progettazione. Diciamo che noi eravamo quasi a conoscenza di dove andavano i nostri prodotti, tutti i nostri prodotti. Quindi c'era una progettazione, c'era una vendita e un'installazione fatta da chiaramente dai nostri clienti. In questo caso è un prodotto che uno lo riceve a casa, lo collega alla spina e quello parte, è pronto. Certo che abbiamo dovuto quindi cambiare tutto il nostro modo di fare. Abbiamo dovuto mettere dei tutorial online in modo tale che le persone con QR code se lo possono visionare, possono vedere le istruzioni, possono vedere oltre a quelle cartacee all'interno. Abbiamo già creato tutto quello che può accadere. Non si accende, vabbè, metti la spina, controlla, cioè sembrano stupidate, ma sono stupidate che a volte vengono fatte. E dal punto di vista commerciale abbiamo organizzato un call center per poter
per poter soddisfare le esigenze delle persone che speriamo vedano e siano interessate. È tabù, è la prima volta, certo. ci sentiamo tutti verginelli in questo. Claudio, stai dimenticando di citare quello che è il tuo cavallo di battaglia abituale, e cioè questo prodotto, ti suggerisco io, questo prodotto dove viene prodotto? Allora, a volte mi dimentico di citarlo perché ce l'ho nel DNA, è più forte di me. Questo prodotto è 100% made in Italy e viene prodotto interamente negli stabilimenti di Cilavegna. Abbiamo organizzato due linee di produzione. Non nego che il prodotto è già partito come produzione, perché a qualcuno l'abbiamo fatto vedere e ce l'hanno ordinato. Quindi diciamo che siamo molto contenti, siamo fiduciosi che questa campagna pubblicitaria porti. Però ribadisco, il 100% di Nitro. È già disponibile quindi il prodotto? Sì, è già disponibile. Ci abbiamo impiegato un paio di mesi a metterlo a punto perfettamente, anche perché chiaramente non voglio avere problematiche, cioè voglio che il prodotto sia perfetto, quello che merita il design e l'ingegnerizzazione italiana. Quindi per forza di cose ha subito collaudi che mai un corpo, un'apparecchiatura dell'Idea Lux della mia azienda aveva subito prima di essere messo in vendita. Stai già pensando alla prima evoluzione del prodotto? Come sai, noi siamo un'azienda che emette 4 distinte basi al giorno nuove. 4 distinte basi. Quindi questa c'è già un'evoluzione, c'è l'evoluzione più professionale, c'è l'evoluzione, cioè non che questa non sia professionale, questa è una piantana che con una ricarica può fare 2000 erogazioni, ma ci sono ambienti, non ti nego le RSA, tutti gli ambienti, i grossi centri commerciali che hanno bisogno di avere anche più di 2000 erogazioni al giorno. Quindi stiamo creando già delle apparecchiature che possono fare 10.000 applicazioni con una sola ricarica, quindi minor tempo, è chiaro che devono essere tutte perfette, perché abbiamo a che fare con del gel alcolico che può consumare gel. Quello che c'era in giro erano tutti i prodotti che prima erano dispersi del sapone, che possono essere trasformati a gel. È chiaro che la quantità d'alcol che c'è in un sapone, cioè zero, e la quantità di alcol che c'è in un disinfettante ti distrugge tutto quello che c'è in giro. Comunque c'è già la variante, e poi ci sarà anche la variante con lo scanner termico, che il cliente potrebbe avere il suo scanner termico che costa veramente delle cifre. Noi creeremo delle uscite USB in modo tale che il cliente può applicarlo al di sopra, questo per il momento dell'emergenza, e poter caricare il suo prodotto. Quindi è un work in progress continuo. Va bene, allora restiamo in attesa di vedere questi spot televisivi. Non penso che sarai tu come protagonista vestito da Babbo Natale in questi spot. Diciamo che ho voluto fare una cosa bella, per cui non mi sono messo io. Va bene, caro Claudio. Allora attendiamo di vedere la tua azienda su Sky tra una partita di calcio e una serie TV. Sì, saranno spot di 15 secondi, spot molto intensi, dove la luce comunque è protagonista. Va bene. E arriva anche il ritorno. Ok. Caro Claudio, buona fortuna con questa iniziativa, buon Natale ovviamente, buona salute, tutte le bontà che ci si può augurare in questo momento. Altrettanto voi, altrettanto tutti, e attenzione, buon ritorno a tutti. Bella questa. Grazie Claudio. Ciao, ciao Giancarlo, grazie mille. Ciao. We'll be right back.